Bentornati amici miei, con il consueto appuntamento di video sul paranormale della settimana. Prima di iniziare, voglio ricordarti di iscriverti al canale e di mettermi un bel pollice in su. Se ti sei perso i video precedenti, ti consiglio di andarli a recuperare. Ora però, cominciamo. Il canale YouTube Paranormal Point, che si occupa di fenomeni paranormali, ha caricato questo video che fa riferimento a un'abitazione dove un tempo, secondo alcuni medium che si sarebbero recati sul posto, avrebbero riscontrato che in quella casa, un tempo, ci abitava una strega che morì in circostanze misteriose. Il cacciatore di fantasmi del canale Paranormal Point si reca sul posto per investigare in quel luogo. Arrivato lì, decide di utilizzare i suoi strumenti per cercare di comunicare con qualche spirito o entità che si trova in quella casa. Это ты здесь шумишь и передвигаешь предметы. Кто она? Ведьма. Она убила меня. Как именно она тебя убила? Она вырвала душу. Она сейчас здесь? Это она передвигает вещи. Да. Она злится. Dopo questa breve conversazione, l'indagatore del paranormale si sposta in un'altra stanza e lì nota un orologio fermo alle 20:25. Probabilmente l'orologio si è fermato proprio nel momento in cui la strega è morta. I fenomeni nella casa incominciano a diventare sempre più frequenti e le cose cominciano a peggiorare. L'hai visto. Mentre la telecamera dell'uomo si sofferma su una porta che non fa altro che aprirsi e chiudere, cattura qualcosa di veramente spaventoso. Nello stesso istante che la porta si apre, si materializza una strana sagoma nera dalla forma umana, che svanisce in frazione di secondi. La porta continua ad aprirsi e chiudere in continuazione, finché ad un certo punto il fenomeno si ferma. A questo punto l'indagatore del paranormale si sposta in un'altra stanza e lì nota un quadro appeso al muro che incomincia a dondolare da una parte all'altra. Sembra proprio che lo spirito di quella strega non gradisca la presenza dell'uomo. Tutto ciò non spaventa l'indagatore, che decide di spostarsi in un'altra stanza. E anche in questa i fenomeni paranormali continuano. Infatti la telecamera dell'indagatore cattura questa sedia che viene spostata da una forza invisibile. A questo punto l'indagatore del paranormale decide di abbandonare le indagini e andare via da quel posto. Il prossimo filmato è stato ripreso da una telecamera di sicurezza. Le immagini mostrano una donna mentre si lava le mani. Ad un certo punto la donna si allontana e sembra che qualcosa la colpisca.
questo. Mentre la donna si allontana, sembra che si materializzi un'ombra oscura che va incontro alla donna dandogli una spinta. La donna si gira per guardare incredula e sicuramente si sarà chiesto: ma chi è che mi ha spinto? Non vedendo nessuno, la donna non può fare altro che andarsene via con un grosso punto interrogativo. Il protagonista del prossimo filmato è un uomo di nome Kent Barrett, che da un po' di tempo ha incominciato a lamentarsi per alcuni strani fenomeni che accadrebbero dentro casa sua. L'uomo affermerebbe di essere perseguitato da delle entità maligne. All'inizio Ken ha incominciato a pensare che poteva essere solo suggestione. Questo fino a quando non ha preso la sua telecamera e ha cominciato a filmare tutto ciò che accadeva dentro casa sua. Vi posso assicurare che le immagini non lasciano molto spazio allo scetticismo. Mentre Ken ispeziona casa sua in cerca di fenomeni paranormali, la telecamera cattura questa ombra nera che non sembra essere turbata dalla presenza dell'uomo. Qualche giorno dopo, Ken riceve la visita di suo figlio e mentre loro stanno parlando in salotto, sentono dei rumori provenire dal piano superiore. A quel punto Ken va a controllare e questo è ciò che ha ripreso. Oltre a questa apparizione, Ken racconta che una notte, mentre stava dormendo, si è svegliato di colpo e all'improvviso ha notato vicino alla TV la stessa ombra oscura, ferma l'immobile ad osservarlo. L'uomo prende subito la telecamera e riprende quella figura. La stessa sembra svanire nel nulla in frazioni di secondi. Non credo sia facile mantenere il sangue freddo in una circostanza simile. Voi al posto di Ken Barrett cosa avreste fatto? Sareste rimasti lì a prendere il telefonino e riprendere quell'essere? O sareste andati via terrorizzati? Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Prima di lasciarvi ragazzi, voglio ricordarvi di recuperare i video precedenti se ve li siete persi. Detto questo, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo video sul paranormale. Vi aspetto alla prossima. Ciao!